Progetto Ade nasce in un periodo in cui il trend italiano nel metal era insomma, copiare i gruppi nordici e quindi le tematiche dei gruppi nordici che erano sempre le stesse, quindi i vichinghi, le popolazioni pagane, i celti. In casa nostra c'è tanto da dire, quindi abbiamo preso spunto da questa grande tematica dell'impero romano, che è il più grande impero che conosce la storia, per farne una tematica per un gruppo come il nostro. Cartago dell'End Est è sicuramente l'album più estremo che abbiamo fatto, ma estremo inteso come estremizzare il lato metal, il lato death metal, quindi avrà un impatto molto più forte, più potente, più veloce, ma allo stesso tempo anche il lato melodico e il lato epico è stato alzato ai massimi livelli. Riccardo e Alessio sono stati un valore aggiunto nella realizzazione in quest'ambito, sia nel disco in generale, ma soprattutto in quest'ambito delle orchestrazioni e delle parti folcloristiche, sicuramente ci hanno dato una mano allucinante. Cartago dell'End Est avrà un impatto più cinematografico rispetto agli album precedenti. Dal punto di vista musicale la situazione è stata un buon connubio, in quanto siamo riusciti a trovare un punto d'incontro fra quelle che erano le caratteristiche stilistiche della band da sempre, quindi un death metal con una forte caratterizzazione di questi strumenti tradizionali, dovuti anche alla loro ricerca per quanto riguarda i testi o gli argomenti trattati, e quello che è il mio background musicale e il mio stile. Infatti la novità di questo disco rispetto ai dischi precedenti è l'introduzione di un'orchestra vera e propria che non era presente in passato. È un disco che parla delle guerre puniche, quindi anche l'orchestra ha un grande bisogno di suonare aggressiva, di suonare grande, prepotente, molto metal, con diciamo poche raffinatezze. Quindi ci siamo dovuti mettere a tavolino con la band e cercare di mettere insieme le loro idee, le mie idee e cercare di portare un prodotto che sia valido. Questo disco c'è la guerra degli Ade, la nostra guerra dietro al mix. Se vi piacciono le sonorità epiche e violente, questo è il disco che fa per voi.